Mettiti sulla cucina di Rusty! Ebbene ragazzi, le nostre sgaloppine, le zucchine sono pronte, guardate un po' che bontà. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre con la vostra Raffi. Ragazzi, come ho detto nell'altra ricetta, sta incominciando a fare caldo, quindi ci vogliono delle ricette belle sbrigative estive. Che ne dite oggi di fare delle buone sgaloppine con zucchine, petto di pollo? Veloci veloci. Allora, come premis prendiamo un po' di farina di riso. Prendiamo, io sto prendendo 300 g di petto di pollo, le fettine, e le andiamo a impanare da una parte e l'altra. Abbiamo impanato con la farina il nostro petto di pollo, adesso ci dedichiamo alle zucchine. Ho preso 450 g di zucchine che adesso andiamo a fare a dadini. Ebbene, abbiamo tagliuzzato tutte le zucchine, adesso siamo passati sul piano cottura. Ho preso una padella, inseriamo un filo di olio e andiamo ad abbassare le nostre zucchine. Ovviamente, una volta inseriti nella padella, andiamo a inserire un po' di pepe, se volete, questo è facoltativo, curcuma, sempre facoltativo, e poi andiamo ad aggiungere un po' di sale e facciamo abbassare il tutto. Una volta che abbiamo fatto appassire le nostre zucchine, ne preleviamo metà e le inseriamo in un frullatore. A questo punto abbassiamo la fiamma e andiamo a inserire nella stessa padella il nostro petto di pollo e lo facciamo rosolare da una parte e l'altra. Aggiungiamo un po' di sale sul nostro petto di pollo. Le zucchine che abbiamo messo nel bicchierone con il frullatore immersione, vado a creare una cremina. Una volta che le abbiamo rosolate da una parte e l'altra e salate a piacere, prendiamo un mestolo di acqua calda e lo inseriamo sopra. E poi andiamo a inserire la nostra cremina che abbiamo formato. Ebbene, a questo punto adesso facciamo finire la cottura e il nostro petto di pollo, le zucchine, è pronto. Ebbene, le nostre sgaloppine al petto di pollo e zucchine sono pronte. Ebbene ragazzi, le nostre sgaloppine alle zucchine sono pronte, guardate un po' che bontà, facili da fare e buone da mangiare. Detto questo non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando ragazzi, spolliciamo alla grande e mi raccomando di iscrivervi sul mio canale. Ciao a tutti e buon appetito!